Un evento esclusivo di 2SG Editore organizzato per la prima volta in diretta TV per parlarvi del mondo dell'autoriparazione a 360 gradi. Mobilità, autoconnessa, autoriparazione e cyber security saranno solo alcuni degli argomenti di questa avvincente mattinata all'insegna dell'auto, della moto, ma soprattutto di quelle che sono le problematiche presenti e future di tutti gli operatori che hanno a che fare con la mobilità e l'autoriparazione. Io vado subito a presentarvi l'organizzatore dell'evento, Giuseppe Polari, direttore responsabile della casa editoriale di 2SG Editore, che ci spiegherà ora un po' qual è il programma della giornata e lo spirito che ha animato il terzo Automotive Campus. Ciao, ciao Francesca, buongiorno a tutti, telespettatori, internauti e utenti social che seguite le nostre numerose attività. Ci troviamo in uno studio televisivo, lo studio di Sport Italia a Milano, per presentarvi in diretta nazionale un format ridotto dell'evento più atteso da tutti quegli operatori che vivono il mondo dell'auto a 360 gradi, ovvero produttori di ricambi, di lubrificanti, di vernici, produttori di attrezzature, produttori di apparecchi di diagnosi, così come distributori, gruppi di acquisto, nazionali e internazionali, i negozi di ricambi, le flotte, le assicurazioni, tutti i network di officine e di carrozzeria, le associazioni di categoria, insomma un mondo costituito da tante realtà concorrenti tra loro eppure in grado di confrontarsi e relazionarsi continuamente per affrontare tutto quanto riguarda la sicurezza della circolazione sulle nostre strade, così come ogni aspetto legato all'ambiente, alla mobilità, fino alla sicurezza dei nostri dati personali. Insomma, signore e signori, sono qui a presentarvi il terzo Automotive Campus. Il mondo dell'auto mi ha affascinato da sempre. Sono qui a mostrare a tutti voi, operatori e non, quanto sia dinamico, innovativo, ricco di colpi di scena e pieno di insidie. So che sarà difficile trasmettere l'aria che respiriamo noi che viviamo dietro le quinte, il mondo dell'auto. Credetemi, bisogna viverlo ogni giorno, bisogna sentirselo a pelle, perché è fatto da tanti operatori che si mettono in discussione ogni giorno, che ci mettono il cuore e l'anima, sia per migliorare le vostre autovetture che per supportare in ogni modo chi ci mette le mani. Signori, questo è il mondo dell'aftermarket, cioè di quel settore dell'auto che viaggia parallelamente al mondo delle case auto, ma non per questo è meno valido, perché i suoi prodotti e i suoi servizi sono di assoluta qualità. Molte aziende, i nostri sponsor, sono gli stessi che producono per le case automobilistiche. Questo è un po', Riccardo, quello che noi vogliamo. Assolutamente. Chiudo solo ricordando che noi abbiamo uno dei programmi che ci sta dando più soddisfazione, che è quello della scuola, col programma GM Edu, come avvicinare la scuola al mondo del lavoro, che coinvolge la bellezza di 44 aziende del partner, 72 scuole tecnico-professionali, 35.000 studenti e negli 8 anni a cui noi siamo partiti abbiamo dato la possibilità, abbiamo fatto 1.500 corsi e trovato posto di lavoro a 320 ragazzi. Non solo, da ottobre abbiamo 2SG Training che ci vede collaborare con diversi operatori per fornire, dare la possibilità diciamo al nostro settore attraverso 45 corsi tecnico-professionali per dare queste informazioni agli operatori che possono essere ovviamente del nostro settore ma anche amanti delle 2 e 4 ruote. Bene, la situazione pandemica ci ha portato qua in trasmissione, in televisione, dandoci la possibilità di rivolgerci oggi anche all'utente finale, all'automobilista, che deve chiedere e pretendere dagli operatori qualità e professionalità. Le persone che parteciperanno oggi e che ringrazio sono una parte di quelle che avrebbero potuto partecipare all'evento fisico, che ringrazio ma che per esigenze televisive non hanno potuto farne parte. A loro ringrazio e prometto che il prossimo anno ne faremo uno ancora più avvincente, quando, Covid permettendo, ovviamente entro ottobre 2021. Oggi affronteremo tanti argomenti utili per il nostro settore, la nostra professionalità, la nostra qualità. A Francesca ci darà poi tutte le indicazioni, ci seguirà e quant'altro. Diciamo che vi diamo la possibilità di mandare in sovraimpressione un messaggio, i messaggi che poi noi faremo ai nostri ospiti. Il numero di telefono è 366 65 09 564, ripeto, 366 65 09 564. Potete anche inviare domande che poi proporremo in diretta ai nostri ospiti. Signore e signori, buon terzo Automotive Campus e quindi io direi in questa, Francesca, in questa mattina, quindi
ci stiamo bevendo insieme il caffè. Abbiamo una serie di argomenti utili per tutti gli operatori e utilizzatori dell'auto. Con noi anche Riccardo Scarlato, che è il presentatore di OnRace TV, con cui 2SG Editore collabora già da qualche mese, che ci accompagnerà nel corso della mattinata e ci aiuterà a intervistare i nostri ospiti. Assolutamente. Oggi è un bel buongiorno. Oggi è assolutamente un bel buongiorno. Sì, un buon buongiorno. Mi permetti, Giuseppe, e io vorrei subito interagire con i nostri ospiti. Facciamo un applauso a Giuseppe. Bravo, perché Giuseppe. Dalle tue parole proprio si capisce quanta passione metti tu come patron 2SG, ma anche tutto il tuo staff, a fare quello che fai. Veramente, grazie. Complimenti. Grazie Riccardo, cerchiamo di mettercela tutta, vediamo se oggi siamo in grado di fare un pezzettino. Allora, entriamo ora nel merito della puntata parlando di mercato dell'aftermarket e proprio per questo motivo noi abbiamo invitato alcuni dei più significativi operatori che si occupano quotidianamente di intervenire sulle nostre autovetture. Abbiamo qui in studio con noi Alberto Andriani, direttore commerciale di Neoparts. Buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti signori, grazie di questo invito importante. Abbiamo collegata in streaming Alice Celegato, presidente di FIR, Associazione Italiana Rettificatori, Rigeneratori e Meccatronici Qualificati. Buongiorno Alice. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno, buongiorno. Ciao Alice. Buongiorno. Sempre qui in studio abbiamo Nicola Pedrazzini, responsabile commerciale di Go Automotive. Buongiorno Nicola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cristian Secondin, presidente della rete Italia Auto 180. Buongiorno Cristian. Buongiorno a tutti voi. E infine abbiamo Enrico Succo, amministratore delegato di Group Auto Italia. Buongiorno Enrico. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io partirei subito con le prime domande ad Alberto Andriani, che ricordiamo è direttore generale di Neoparts. Allora Alberto, si parla di ricambi originali o equivalenti agli originali, quindi le volevo chiedere che cosa ci può dire a riguardo e, rivolgendoci all'automobilista, quanto potrebbe risparmiare un automobilista utilizzando ricambi equivalenti all'originale? Certo. Allora, facciamo da subito una precisazione. Il ricambio originale è ufficialmente solo quello dentro la scatola del costruttore d'automobili. Però bisogna anche un pochettino sfatare un mito. Vale a dire, dentro la scatola della casa madre non ci sono prodotti costruiti effettivamente dalle case madri, ma sono 9 volte su 10 prodotti costruiti da operatori, da industrie del settore. Sicuramente le operazioni gestite dalle case madri presuppongono degli standard qualitativi elevatissimi e delle omologazioni. Questo però non significa che i prodotti venduti nell'aftermarket, che è il nostro business, inscatolati con la scatola di chi realmente costruisce il prodotto, non siano altrettanto validi o non siano competitivi. Però c'è da fare anche una considerazione di carattere generale, guardando un momentino alla domanda che potrebbe porre l'utilizzatore finale. Abbiamo guardato negli ultimi 10-15 anni una grande evoluzione a livello qualitativo dei prodotti e se, diciamo fino a 15-20 anni fa, spesso e volentieri nel mercato erano presenti anche, lasciatemelo dire, prodotti poco qualificanti. Sarà per le normative europee che impongono delle omologazioni, sarà per la giusta evoluzione del mercato, sarà per le esigenze imposte anche dalle case costruttive. Io devo dire oggi, guardando all'esperienza che ho vissuto in prima persona negli ultimi 40 anni dentro il settore aftermarket, devo dire che oggi onestamente di porcherie nel mercato non ce ne sono nella maniera più assoluta. Questo cosa significa? Significa che gli standard qualitativi oggi sono praticamente pari a quelli dei prodotti installati sulla catena di montaggio dell'automobile e offrono comunque riscontri qualitativi perlomeno pareggiati a quelli dell'originale. Oggi qual è secondo me il grande problema che si pone nel momento in cui andiamo a affrontare semplicemente gli aspetti legati ai costi? Diciamo che sono in primis i costi degli eventuali costi di installazione che andiamo ad affrontare, perché se andiamo a vedere un momentino, voi tutti avrete avuto modo di far riparare la vostra automobile presso le case madri, quando andate ad analizzare il rendiconto dei costi ci sono dei costi di manodopera che sono allucinanti.
si parla di manodopere che vanno da 50, 70, 80, 90 euro all'ora, contro normalmente manodopere fatturate dal meccanico autoriparatore che sono più o meno la metà. Questo sicuramente impone un momentino un'analisi un pochettino differente. Ciò non significa però che l'autoriparatore indipendente non sia qualificato e non sia in grado di offrire un rendiconto economico e un rendiconto dal punto di vista qualitativo all'altezza del... Signora Andriani ci ha dato veramente un'ottima, diciamo, ci ha fatto un ottimo focus su quello che è il mondo oggi dell'autoriparatore. Noi ora in collegamento Skype abbiamo la signora Alice Celegato, presidente di FIR, Associazione Italiana Rettificatori, Rigeneratori e Meccatronici Qualificati. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Era già stata presentata dalla nostra Francesca. Io ho subito una domanda per lei. Dato che il settore dell'autoriparazione sta andando sempre più verso l'ottimizzazione dei processi e l'utilizzo di nuove tecnologie, come si stanno organizzando i rettificatori per andare incontro alle esigenze dei propri clienti? Allora, diciamo che l'attività di rettifica nasce come attività artigiana. È chiaro che con il passare del tempo abbia cambiato la propria anima e chiaramente il trend legato all'utilizzo di nuove tecnologie è un trend che coinvolge perfettamente anche i nostri rettificatori associati a FIR. E l'evidenza di questo coinvolgimento la si ha più che altro nell'impiego, è palpabile nell'impiego dei macchinari necessari al ciclo di revisione, che sono macchinari legati appunto all'innovazione 4.0 per una lavorazione di basamenti, motore, levigatura di cilindri, piuttosto che l'impiego degli ultrasuoni per i cicli di lavaggio, banchi di flussaggio per turbocompressori, banchi prova elettronici per la prova dei motori, per tutte quelle aziende che forniscono appunto il motore in versione completa. E in quanto invece all'ottimizzazione dei processi, diciamo che raggiungerla è interesse di ogni imprenditore, in quanto l'ottimizzazione porta efficienza ed efficienza, libera risorse necessarie da impiegare in altre attività. E nel settore della rettifica, in questo contesto, più che altro della giornata dedicata all'automotive, credo che sia più interessante considerare l'opportunità che la rettifica, che ha efficientato i propri processi, è in grado di offrire al settore dell'autoriparazione e quindi al meccatronico. E riguardo a questo, appunto, c'è da considerare che il meccatronico, grazie appunto ad una strategia ben definita da parte dell'azienda di rettifica o perlomeno di una parte di esse, è in grado di accedere a prodotti rigenerati a zero, quali turbine, testa cilindro, motori, cambi, trasmissioni, alberi motori, che sono appunto disponibili con tempi di resa decisamente inferiori rispetto alle tempistiche standard di lavorazione. Questo vuol dire ottimizzare, questo vuol dire permettere all'officina meccanica di ridurre i tempi di fermo, di ridurre i costi legati all'intervento, costi organizzativi, intendo, e quindi si traduce in una velocità di servizio dalla rettifica all'officina meccanica. Perfetto, chiaro, Alice! È stata veramente molto molto chiara anche lei. Io le auguro una buona giornata e naturalmente continui a seguirci su Sport Italia. Ciao Alice. Buongiorno. Grazie mille. Grazie a te. Ciao Alice, grazie. Allora, Nicola Pedrazzini, direttore commerciale Go Automotive. Ti chiedo, visti i numeri diramati dall'osservatore Autopromotec che hanno sottolineato che il nostro settore della riparazione quest'estate è andato veramente bene, però sta avendo un calo in questo periodo. Ecco, tu che cosa ci puoi dire relativamente a questo trend? Direi che è vero, fino ad oggi i numeri sono stati positivi, il mercato dopo il lockdown, dopo il periodo di lockdown è andato sicuramente bene un po' per tutti i distributori e gli operatori del settore. Oggi però iniziamo a vedere delle battute d'arresto preoccupanti che sono un po' legate all'onda lunga dei provvedimenti che stiamo vivendo tutti di blocco alla circolazione, allo smart working e alle scuole e alle università che fanno lezioni a distanza. Tutto questo
crea comunque un ragionevolmente l'ipotesi ci si debba aspettare un periodo negativo. Le prime avvisaglie di questo purtroppo si stanno riscontrando e quindi cerchiamo di prepararci a tempi migliori. Ecco, no, ahimè, a tempi anche delicati. Perché dobbiamo immaginare che tutto venga, il nostro mercato comunque è condizionato da tutto questo. Vediamo che i consumi di carburante, che quindi indicano un percorso chilometrico comunque in calo, rende la prospettiva futura un po' dubbia, ecco. Bene, grazie mille. Allora, buongiorno anche a Enrico Succo di Group Auto Italia. Buongiorno. Allora, subito una domanda anche per lei. Ben ritrovato. Grazie, Riccardo. Allora, stiamo iniziando a parlare di cambiamenti, di innovazioni, di trasformazioni. Ecco, perché un cliente dovrebbe entrare in un'officina indipendente rispetto che ad un autorizzato? Allora, grazie per la domanda, Francesca. In questi studi non è la prima volta che mi trovo a rimarcare tutti i vantaggi della rete aftermarket. Ti rispondo così, ti do quattro buoni motivi. Ti do quattro buoni motivi per entrare in una rete indipendente, in particolar modo Punto Pro. Cosa si trova? Si trova sicuramente grande professionalità, quindi la garanzia di casa madre non decade. Trovi sicuramente ricambi di qualità, e questa è una cosa molto importante, e anche questa bisogna comunicarla sempre molto bene. L'altra cosa, la convenienza, che non è una cosa da poco. Convenienza tutto tondo, non solo il prezzo, la convenienza. E poi la cortesia e la prossimità. Cosa vuol dire? Che in particolar modo nei centri urbani un autoriparatore lo trovi sempre. Quindi vicino, comodo, professionale e conveniente. Ecco, Francesco, tu quell'altro giorno hai avuto problemi alla macchina. Io ho sempre problemi alla macchina. Sì, è vero. Oggi sei nel posto giusto. Esatto. Dico bene, Giuseppe. Oggi. Assolutamente sì. Con tutti questi ospiti puoi veramente utilizzare. Esatto, ringraziamo Enrico Succo di Group Auto Italia. Grazie, Enrico. Grazie a voi. Allora, adesso entriamo però con Christian Secondin, presidente di Auto 180, in un ambiente, in un nuovo mondo, quello della carrozzeria. Allora, diciamo che nuovo mondo, per modo di dire. Però, vista la veloce evoluzione tecnologica delle nostre auto, quindi c'è bisogno di operatori sia come autoriparatori che come carrozzieri qualificati, certo. Quindi preparati. Ecco, che cosa puoi consigliare, cosa state facendo voi come rete di carrozzieri per questo argomento, su questo argomento? Ma Giuseppe, come rete di carrozzieri noi stiamo facendo una serie di iniziative per far sì che questo settore, la carrozzeria, che voglio fare una premessa, è una cosa che mi piace dirlo sempre, ancora è un lavoro altamente artigianale. Ancora il carrozziere usa le mani, usa la testa, ma ancora di più oggi si deve evolvere in base a come si sta evolvendo l'auto. L'auto oggi più che mai è un computer viaggiante che dopo essere stato riparato da un carrozziere deve passare assolutamente tramite una serie di diagnostiche per far sì che quell'auto viaggi nuovamente in sicurezza. Noi come rete stiamo cercando di portare il carrozziere ad evolversi sotto questo profilo, che non è solo il profilo puramente artigianale, ma lo stiamo portando per cercare di essere finalmente un imprenditore. Stiamo cercando in qualche maniera di far cambiare al mondo esterno quel pensiero che le carrozzerie sono, posso dirlo, dei tuguri, ma invece adesso sono veramente delle aziende che hanno un'immagine, che hanno investito negli anni in attrezzature, tecnologie e veramente hanno fatto degli investimenti importanti e purtroppo spesso non valorizzati da quello che è il mondo dei driver. Se vedo Auto 180 in un futuro, vedo finalmente una rete che darà il giusto prestigio a queste aziende. Noi stiamo lavorando tantissimo per portare il nostro settore a rilasciare una dichiarazione di conformità. Ne parlavo anche stamattina, questo sarebbe il nostro sogno. E a proposito di sogno, direi che il bello di Auto 180 è che io come carrozziere indipendente
ho voluto condividere con dei miei colleghi il sogno che noi abbiamo. Bene. E quindi forza e coraggio a questo mercato e avanti tutto. Bene, abbiamo ancora 1:20 prima del nostro primo break pubblicitario. Io vorrei fare una domanda al nostro Enrico Succo. Ti richiamiamo in causa, ricordiamo di Gruppauto Italia. Oggi il meccanico non può più bleffare, nel senso le macchine sono sempre più complesse, le certificazioni sono sempre maggiori, quindi se anni fa magari il meccanico poteva dirti una, tra virgolette, stupidata, oggi non lo può più fare perché insomma la professionalità deve essere tanta e i controlli sono sempre maggiori. Dico bene? Dici bene Riccardo, anche se questa posso dirti è un po' una domanda evergreen, io 10 anni fa la sentivo già così come più o meno me l'hai detta tu, quindi questo cosa vuol dire? Che è un pochino una domanda ricorrente negli anni, perché l'evoluzione tecnologica porta questo pensiero. Cosa ti devo dire? Prima ti ho detto con 4 parole, adesso con tre parole ti rispondo: preparazione. Perché? Perché è fondamentale, oggi più che mai, ma non solo quella tecnica che noi diamo per scontato. Certo. Poi ci vogliono le migliori banche dati del mercato per individuare qual è il ricambio giusto. E poi ci vuole una preparazione per lavorare anche con le flotte aziendali, che non è una cosa da poco. Mi hai risposto benissimo. Da domani vado dal mio meccanico con più fiducia. Bene, noi dobbiamo salutare tutti i super ospiti. Velocissima, Fra. Ecco, sì, allora andiamo a ringraziare e a salutare Alberto Andriani. Grazie, Alberto. Grazie a voi. Alice Celegato, che non è più in collegamento. Grazie lo stesso, Alice. Nicola Pedrazzani. Cristian Secondin, grazie. Pedrazzini, Cristian Secondin ed Enrico Succo. Noi andiamo grazie. Un attimo in pubblicità, ma ritorniamo tra pochissimo, quindi restate con noi. Dopo questo
breve break pubblicitario. Buongiorno a tutti, amici dell'Automotive. In questo terzo Automotive Campus abbiamo con noi chi è che porta avanti il cambiamento e chi si trova a battagliare, tra virgolette, sui tavoli del Parlamento e nelle strade per proporre tematiche di interesse della categoria e non solo. Collegata in streaming, pensate, da Montecitorio, Roma, è con noi l'onorevole Sara Moretto. Buongiorno, onorevole. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, ha destato molto scalpore la recente sentenza della Cassazione sulla targa prova. Ecco, ora affrontiamo questo importante argomento. Ci può dare un suo parere in proposito? O meglio, è previsto che il Parlamento intervenga in merito nel prossimo futuro? Buongiorno a tutti e grazie innanzitutto dell'invito e dell'opportunità di partecipare a queste riflessioni che, come sapete, mi interessano molto. Questa vicenda della targa prova è forse un po' l'esempio plastico di come spesso accade, purtroppo, per quello che posso cerco di rimediare e tamponare, che ci si trovi ad occupare, il legislatore si trovi ad occuparsi di questioni che sono parte sembrare una cosa, poi nella realtà un'altra. È evidente che chi conosce qual è l'uso della targa prova e anche qual è la necessità dell'uso della stessa per chi non solo fa commercio d'auto ma anche e soprattutto si occupa di autoriparazione, chi conosce questo mondo avrebbe immediatamente capito quale è la soluzione da prendere. Questa vicenda nasce come sempre da dei testi normativi che non sono scritti in maniera chiara in origine e che quindi lasciano poi a interpretazioni e a vicende che portano secondo me a una distorsione poi di quella che era la volontà stessa anche dello strumento. Quindi io credo, sono convinta che per risolvere la questione sia anche necessario, sufficiente un atto ministeriale più che un atto normativo, quindi di una legge. Da questo punto di vista sto seguendo entrambi i fronti, quindi cercando di capire se sarà possibile fare un provvedimento ministeriale che richiuda definitivamente la questione. Se così non fosse, abbiamo a disposizione a breve in Parlamento sia la legge di bilancio che il decreto mille proroga, che sono due contenitori nei quali solitamente si può intervenire per risolvere anche queste questioni molto specifiche. Bene, onorevole, un'altra domanda per lei. Sì. Sei d'accordo, ecco, la necessità di effettuare riparazioni in sicurezza richiede una professionalità che l'attuale legge sull'autoriparazione, ossia la 122-92, non disciplina. Cosa ci può dire a tal proposito? Ma io credo che sia evidente a tutti che oggi stiamo discutendo di temi che conosciamo benissimo ma in un contesto completamente diverso. Oggi c'è un'emergenza sanitaria in corso, ma che come tutti sappiamo è anche una grande crisi economica. Credo che ad ascoltarci oggi siano molte imprese che di fatto non hanno una limitazione, un codice Ateco che comporterà loro delle restrizioni, ma che stanno subendo e hanno subito appieno le difficoltà di questo momento, perché lo diceva anche qualcuno che interveniva, perché è intervenuto prima di me, se si chiudono le scuole, il lavoro si svolge da casa, ci sono le chiusure dei locali nelle serate, nei weekend, è evidente che c'è minore circolazione, non ci sono auto da riparare o da manutenere, e questo è un problema che non può essere, non sarà mai sufficientemente ristorato con dei contributi a fondo perduto. È necessario quindi che il settore dell'auto e dell'autoriparazione più in generale venga in qualche modo accompagnato ad un salto di passo che gli consenta di rafforzarsi in questo momento di difficoltà, ma soprattutto che gli consenta di avere delle strade di sviluppo una volta terminata, speriamo il prima possibile, questa emergenza. Ecco perché secondo me è necessario ragionare sicuramente di legge 122 e più in generale anche, lo diceva anche qualcun altro prima di me, ricordiamocelo che gran parte delle imprese che oggi ci stanno seguendo sono imprese artigiane, quindi
più in generale di legge sull'artigianato. Oggi, proprio alla luce della pandemia, la legge 122 e la legge quadro sull'artigianato in generale, che ha 30 anni, appaiono quanto mai datate e inadeguate a aiutare le imprese a superare questo momento e a lanciarsi in un futuro con gli strumenti adatti a competere. Per cui è evidente che è necessario intervenire per garantire che queste imprese siano nelle condizioni di patrimonializzarsi, di essere più solide da un punto di vista finanziario. Devono essere sostenute nell'innovazione, perché è evidente che la legge 122 e quella sull'artigianato sono inadeguate, anche perché non tengono conto del grado di grande innovazione e tecnologia che le imprese di autoriparazione hanno dovuto, ma per fortuna sono riuscite a maturare al loro interno. Oggi gli sistemi di assistenza alla guida, l'evoluzione industriale della produzione delle auto ha costretto tutti, l'automobilista nell'utilizzo, ma l'autoriparatore nelle manutenzioni, ad essere quanto mai aggiornati. È necessario che tutta questa competenza, scusate, finisco subito, Conte in aula. La starei ad ascoltare per ore, perché sta dando veramente delle informazioni fantastiche. Termino rapidamente, comprendo i tempi televisivi. Tutta questa innovazione, queste competenze che sono costate alle imprese artigiane, formazione, tempo, investimenti, devono essere riconosciute prima di tutto, ovviamente, lo diceva anche qualcun altro, nella certificazione della qualità di riparazione, che ad oggi nella legge 122 si riassume in 4-5 parole che non definiscono tutto questo grande capitale di competenze, ma io ritengo che accanto a questo sia oggi più che mai giunta l'ora di riprendere in mano l'intera legge sull'artigianato e consentire a queste imprese di competere fino in fondo in un mondo difficile, ma nel quale credo abbiano gli strumenti per esserci. Grazie mille, onorevole. Grazie mille per l'intervento. Buona continuazione. E buona giornata. Grazie, continui a seguirci. Grazie. Allora, io non so se abbiamo già il collegamento Skype pronto con Rossella Sebastiani. Sì, dovrebbe esserci. Dovrebbe esserci. Tanto vediamo se dal... Un attimo, allora direi di andare avanti, Ricky. Andiamo avanti, assolutamente. Parliamo ora di dati sensibili. Vorrei sapere se Guido Scorza al momento è in collegamento. Questo è il bello della diretta. Assolutamente, Giuseppe. Ecco, diciamo che vediamo la dottoressa Rossella Sebastiani. Rossella Sebastiani. Ah, perfetto. Benvenuta. Buongiorno, Rossella. Ci sente? Buongiorno, Rossella. Collegata da Roma, nella sede dell'ANIA. Che è l'Associazione Nazionale Imprese Assicurative. Ci sente? Forse abbiamo un piccolo problema di collegamento con la dottoressa. Non sentiamo l'audio? Yeah. Eccoci. Ok. Noi non sentiamo l'audio, purtroppo. Diciamo che l'associazione, mentre cerchiamo di ripristinare l'audio, raccoglie le tantissime imprese assicurative che si occupano, in questo caso, nel nostro caso, di automotive. Quindi, tanto non so, dottoressa, noi proviamo ad andare avanti con lei. Magari lei ci sente? Immagino di sì, ma non sentiamo la sua voce. Niente, proviamo a vedere se questo momento c'è Guido Scott in collegamento. Aspetta, forse è arrivato il segnale. Rossella, ci sente? Niente. Il problema è che noi... Eccoci. Buongiorno, Rossella. Oh. Bene, la tecnologia è fantastica. Esatto. Assolutamente. Allora, ricordiamo che Rossella è dirigente responsabile servizio auto e card di ANIA, Associazione Nazionale Imprese Assicurative, e oggi ci parlerà delle leggi e delle normative che disciplinano l'autoriparazione e i servizi assicurativi. Allora, Rossella, noi abbiamo subito una domanda per lei. Allora, la nuova mobilità comporta chiaramente nuove e più complesse implicazioni per le compagnie assicurative. Vogliamo sapere quali in particolare. Perfetto, grazie anzitutto dell'invito. Grazie a lei. L'ANIA, che rappresenta le compagnie di assicurazione italiane, sono da sempre impegnate nello sviluppo della tecnologia e nello sviluppo della mentalità anche dei nostri concittadini, di noi stessi. Ci sono forti implicazioni per il settore assicurativo, specialmente in questo momento di crisi economica, che sta spingendo tutti noi ad una mobilità più sostenibile,
più rispettosa dell'ambiente in termini di inquinamento e più quindi attenta alla nostra salute. La mobilità elettrica, sia tradizionale sia dolce, grazie agli interventi anche del governo come agevolazioni economiche, ma soprattutto come cambio di mentalità, sta avendo un vero boom. Dal quarto rapporto per la mobilità sostenibile abbiamo un più 82% dell'ibrido tradizionale e 6 volte l'elettrico. Gli assicuratori sono molto sensibili a questi dati, anche per quello riguarda la mobilità dolce. Registriamo 173.000 e-bike e un gran numero di monopattini elettrici che sfrecciano sulle nostre strade, purtroppo spesso anche contromano sui marciapiedi, ma speriamo una educazione, una sensibilità maggiore e il rispetto degli utenti deboli della strada da parte di tutti noi. Gli assicuratori offrono, anche in assenza di una copertura assicurativa prevista dai decreti e da identificativi di questi monopattini elettrici, di questi bike, per cui abbiamo anche sensibilizzato il legislatore ad intervenire in questo senso, delle coperture facoltative. Cioè, il proprietario di un monopattino elettrico può scegliere di assicurarsi o meno contro i danni che può provocare agli altri utenti della strada, per gli infortuni che può avere alla guida del monopattino o dell'e-bike e se ha bisogno di assistenza. Le compagnie hanno messo a punto un prodotto su misura, quello sulla mobilità multimodale. Non avendo un identificativo, quello che è coperto è la persona, attraverso il suo codice fiscale, qualunque sia il mezzo che utilizza. Quindi l'auto, lo scooter, il monopattino elettrico, l'e-bike, i mezzi pubblici. Si tratta veramente di una novità. Ma una cosa vorrei segnalare. Se chi guida un monopattino decide di non assicurarsi e non si ferma a soccorrere per esempio un pedone investito, il pedone non ha possibilità di avere ristoro perché il fondo vittime della strada non interviene. Abbiamo segnalato al legislatore che questo è un intervento urgente e necessario. Bene. Grazie. È stata veramente molto esaustiva. Ringraziamo Rossella Sebastiani, dirigente di ANIA. Buongiorno e grazie per l'intervento. Grazie a voi. Dottoressa. Buona giornata. Senti Giuseppe, ora parliamo di dati sensibili. Assolutamente sì. Ecco. Penso che possano questo argomento possa interessare tutti i nostri ospiti, quindi non solo gli operatori a cui ci rivolgiamo con le nostre riviste, del Giornale del Meccanico, Io Carrozziere, il Giornale dell'Aftermarket, un po' di pubblicità me la consentirà. Ah sì, dai. Ma anche all'automobilista, all'utente finale. Questo non può essere, cioè dobbiamo ragionare. Allora, diciamo che stiamo aspettando. A tal proposito vediamo se è in collegamento l'avvocato Guido Scorza, che è il componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, che è in collegamento anche lui da Roma. Oggi dalla capitale oggi c'è tanto flusso. Diciamo che stanno lavorando tutti in modo intenso. Vediamo se l'avvocato Scorza è in collegamento. Avvocato? Diciamo che il tema dei dati sensibili, come dicevo prima, è fondamentale. All'interno delle nostre macchine, per esempio, ma di tutte, anche quelle di ultima generazione, viaggiano migliaia, milioni, centinaia di migliaia, se non milioni di informazioni, e noi dobbiamo capire queste informazioni, chi le gestisce, chi le utilizza, che cosa ne fanno. È un po' come il nostro device. Assolutamente. Mi è arrivato un messaggio dalla regia. È in collegamento l'avvocato Guido Scorza. A te l'onore di fare delle domande all'avvocato. Avvocato, Giuseppe, innanzitutto grazie mille, so che ha una mattinata intensa e le portiamo via proprio pochi minuti. Ecco, la prima banale domanda. Grazie per l'invito. Grazie a lei. Innanzitutto, si parla tanto di auto a guida autonoma e auto connesse, ma chi è responsabile delle decisioni prese dell'auto, tenendo conto che appunto in molte occasioni questa tecnologia sostituisce il conducente?
Ma è un po' il problema dei problemi quando si parla di governo dell'intelligenza artificiale, nel senso che naturalmente oggi ci poniamo il problema delle auto, ma lo stesso identico problema esiste per l'intelligenza artificiale che guida talvolta anche processi più complessi, pensiamo ai dispositivi diagnostici o di cura o al pilota automatico di un aeroplano, fino ad arrivare a dispositivi meno complessi, cioè il nostro frigorifero che presto ordinerà le uova su Amazon. Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Certamente oggi valgono i principi generali in materia in particolare di responsabilità civile, quindi normalmente si va alla ricerca del nesso causale, diciamo, tra la condotta e l'evento. In linea di principio, quando parliamo di intelligenza artificiale, di decisioni del robot, per dir così, che guida la macchina, il problema è ripartire la responsabilità tra il costruttore dell'automobile, il venditore dell'automobile, il conducente o proprietario dell'automobile. Diciamo, nel cercare di identificare quale tra questi soggetti, che non sono i soli potenziali responsabili, perché ovviamente le decisioni sono sì prese da un robot, ma sono prese da un robot o da un sistema di intelligenza artificiale sulla base dei dati, e la qualità dei dati spesso forniti da soggetti terzi può essere un elemento rilevante nell'accertare una responsabilità in relazione alla decisione presa da una macchina a guida autonoma o semi-autonoma. Ecco, si tratta di distribuire la responsabilità tra questi soggetti. Certamente il costruttore ha una sua responsabilità esattamente come ce l'ha oggi, il fornitore dei dati utilizzati ai fini della decisione assunta dalla macchina, per esempio il fornitore di dati meteo, avrà una sua responsabilità, una responsabilità in ultima analisi avrà certamente anche il proprietario di quell'automobile, se in maniera consapevole, e quindi se il venditore lo ha informato, avrà scelto di utilizzare taluni sistemi di guida autonoma, in qualche modo accettando il rischio dell'errore di quel sistema. È però un contesto oggettivamente in divenire, nel quale stiamo discutendo più o meno in tutti quanti gli ambiti di regolamentazione nazionali e sovranazionali. Ad oggi si naviga a vista senza sistemi di intelligenza artificiale alla guida, alla ricerca della soluzione normativa migliore, e in generale si guarda appunto ai principi generali in materia di responsabilità. Avvocato, grazie mille della disponibilità, poi ne avrei un'altra, non abbiamo però tempo. Sulla rivista di Io Carrozziere, per esempio, le chiederò di rispondere alla domanda chi detiene di chi sono la proprietà di questi dati. La ringraziamo per adesso, grazie alla disponibilità, avvocato, la lasciamo alle importanti riunioni e invitiamo il nuovo ospite. Allora, dottor... io vado a presentare Alberto Busetto, che dovrebbe essere in collegamento. Alberto, ci sente? Buongiorno, sì. Buongiorno Alberto. Allora, Alberto è Head of Connected Business Generali Geniot, che ci parlerà di autoconnessa, dei suoi ecosistemi, delle applicazioni antifrode come la Black Box e dell'analisi dei dati. Allora, dottor Busetto, subito abbiamo una domanda per lei. Allora, l'utilizzo e l'interpretazione dei dati trasmessi da sistemi domotici e scatole nere, nel caso dei veicoli, rappresentano l'oro del futuro. Ecco, come possono essere gestite queste informazioni e come possono realmente migliorare i servizi e il rapporto con i clienti? Allora, Generali Geniot è nata proprio per valorizzare questo tipo di esperienza. È una società 100% captive di Generali Italia ed è della sua attività di sviluppo di servizi basati sui dati l'anima del suo core business. Quali sono le applicazioni che possono essere sviluppate con questi dati? La prima e più importante sicuramente la conoscenza dell'interazione del cliente alla guida del veicolo, che sicuramente ha un impatto sociale e di contesto molto rilevante, perché gli incidenti stradali sono un problema per la collettività e sono certamente un tema per l'assicuratore. Interagendo con il cliente e utilizzando il dato che deriva da queste scatole nere, si possono costruire dei servizi e soprattutto dare dei feedback, interagire con il cliente. Per la prima volta l'assicuratore esce dai panni di chi presta una prestazione e diventa un partner di vita del cliente. Ma pensate ad esempio ai servizi di assistenza in real time. La scatola nera può attivare dei meccanismi di
assistenza stradale o di sicurezza e di allarme delle centrali operative di sicurezza, perché si accorge automaticamente di un evento, piuttosto che chiaramente avere dei servizi e delle opportunità di pricing che sono molto più coerenti con quello che è l'utilizzo effettivo che il cliente fa del veicolo durante il suo tragitto stradale. Tutto questo chiaramente può essere messo a fattor comune con dei partner, come ad esempio FCA, che è un nostro grande partner industriale, in cui stiamo costruendo un ecosistema condiviso in cui questi dati producono nuovi servizi inediti, per cui l'assicuratore, il partner tecnologico e il partner industriale arrivano a fare delle cose che sono completamente disegnate sull'utilizzo del dato del cliente, chiaramente sempre nel pieno rispetto di quelle che sono le opportunità, le volontà e le utilità del cliente. Certo, allora noi purtroppo abbiamo tempi strettissimi, quindi dobbiamo andare a ringraziare e a salutare il dottor Alberto Busetto di Generali Geniot. Grazie Alberto. Grazie a voi. Buongiorno, buongiorno. Grazie Alberto e complimenti. Beh, Giuseppe, c'è da dire che oggi per il momento la mattinata in diretta è ancora lunga, però per il momento hai veramente raggruppato dei top player per quanto riguarda l'automotive e non solo. Complimenti. Sì, assolutamente. Abbiamo sicuramente degli operatori leader nel settore, in questo caso ha parlato proprio il referente di Generali Geniot, quindi questa realtà dove, all'interno della quale noi cerchiamo di portare le aziende, perché è un valore aggiunto, perché fanno prove sulle vetture non solo, ma poi ne vedremo nel corso della mattinata molte altre realtà che potranno dare dei consigli utili non solo agli operatori del nostro settore, quindi la riparazione, ma anche all'utente finale. Quindi inviterei a seguirci. Ecco, assolutamente, noi andiamo un attimino in pubblicità. Al nostro rientro, nuovi ospiti e nuovi argomenti con noi, Terzo Campus Automotive.